Passiamo alle piazze italiane che sono teatro in questi giorni delle manifestazioni contro l'obbligo del Green Pass. Ieri manifestazione a Roma, oggi ce ne saranno altre un po' in tutta Italia e il dibattito sull'obbligatorietà del Green Pass, diciamo, accende anche la scena politica. Direttore, allora, come vede questo scenario? Ma è uno scenario complicato per il presidente Draghi e per il governo, perché queste sono decisioni che pesano sulla vita di tutti noi, sulla vita degli italiani, sull'economia, sulla salute. Ed è giusto anche ascoltare queste piazze e cercare di capire quali sono i segnali che vengono mandati per arrivare poi a una determinazione, perché è evidente che la pandemia purtroppo non finisce, questa variante Delta è molto pericolosa, la vaccinazione sta andando avanti in maniera molto decisa, ma ancora abbiamo un tratto di strada da fare e questo tratto va fatto nella massima sicurezza. Quindi il Green Pass è questo, è questa risposta, è concedere libertà a chi deve muoversi, a chi deve lavorare, a chi deve studiare. Speriamo davvero che si riesca ad arrivare ad un provvedimento equilibrato. Ci sono alcune richieste che vengono dalle categorie produttive che sono comprensibili, altre che sono meno comprensibili, che vengono dalle piazze più agitate. Il governo sono sicuro che alla fine troverà una misura equilibrata, perché francamente non possiamo perdere questa guerra, questa battaglia veramente negli ultimi 2 o 3 mesi. Vediamo che già in Inghilterra i dati stanno migliorando. E questo accade proprio perché le vaccinazioni stanno andando avanti e i vaccini stanno funzionando. Questo obbligo di Green Pass per alcune attività non è ancora entrato in vigore perché sarà dal 6 agosto, ma già in rete circolano delle certificazioni fasulle, si paga per ottenerle. Vediamo con Antonia Varini cosa ha trovato Antonia Varini sul web su questo tema con la regia di Enrico Farro. Stavo navigando in rete e a un certo punto mi imbatto in un sito che vende il Green Pass. Sembra impossibile, eppure succede, ci sono vari siti presenti sui social questa vendita. Vedete, ad esempio, questo messaggio di vendita è arrivato ad un bacino di 14.639 iscritti ad una chat. Con 100 euro possiamo comprare un Green Pass. Addirittura se vogliamo un pacchetto, cioè estendere il Green Pass a tutta la famiglia, con 500 euro ne abbiamo 6. In questo modo diventiamo partecipi di una vera e propria frode organizzata dalle conseguenze molto pericolose, inserendo il codice fiscale e la carta d'identità. Questi sono i dati che vengono richiesti. Invece no, non va fatto perché il Green Pass, sappiamo, è gratuito. La mail arriva dal Ministero della Salute. Se vogliamo anche avere maggiori informazioni, andiamo proprio sul sito del governo e le avremo tutte quante. In queste ore Palazzo Chigi sta rispondendo a questa frode con Verifica C19, che cos'è? Un'applicazione che aiuta chi di dovere a controllare il QR del Green Pass. Non avete bisogno di comprare nulla perché il Green Pass è gratuito e acquistarlo vuol dire partecipare ad una frode. Ed allora colleghiamoci subito con Laila Perciballi, avvocato del Movimento Consumatori. Dunque, buongiorno, l'abbiamo visto sul web, Green Pass falsi a partire da 100 euro, ma come fanno questi malintenzionati a creare queste false certificazioni? Sappiamo che la Polizia Postale è già al lavoro, è già all'opera per chiudere questi siti. E, insomma, che cosa anche rischia chi vende e anche chi compra questo documento falso? Buongiorno a tutti, buongiorno Gianmarco, buongiorno Barbara e buongiorno direttore. Come ha detto Antonia, è veramente un mercato molto pericoloso quello che si sta attuando, quindi è necessario agire con senso di responsabilità e solidarietà, vaccinarsi e ottenere il certificato, il Green Pass, proprio per fare tutte quelle attività che sono consentite. E come ci ha raccontato Antonia, ci sono bacini di utenti che acquistano Green Pass individuali e collettivi da 100 euro e 400 euro e come sempre ci ha riferito Antonia, si tratta appunto di partecipare a vere e proprie condotte penalmente rilevanti. Quindi è necessario stare attenti, verificare i messaggi che ci arrivano e capire, come è stato riferito appunto, che il Green Pass è gratuito. Quindi tutte le informazioni devono essere prese dal sito istituzionale e il messaggio che ci arriva deve arrivare
certificare appunto dal Ministero della Salute. E la certificazione verde appunto, come ci è stato detto, può essere contraffatta e poterla verificare la Polizia Postale si è attivata attraverso appunto la verifica C19 che opera attraverso la scansione del QR code del Green Pass. Quindi i proprietari dei locali, i gestori, il personale addetto ai controlli del Green Pass, oltre ovviamente ai pubblici ufficiali, possono controllare il QR code utilizzando l'applicazione che è stata appunto fatta per evitare le truffe, che è la verifica C9, che viene installata su un dispositivo mobile. Questa applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo di colui che verifica. In pratica, l'applicazione ne estrae informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico. Insomma, è fondamentale appunto non cadere nelle trappole, ma rendersi neanche partecipi delle truffe, appunto andando a cercare falsi certificazioni per evitare di vaccinarsi. Vaccinarsi, appunto, come è stato riferito dal direttore, è fondamentale perché questo ci consente appunto di esercitare le nostre attività, far riprendere l'economia, le attività, poter entrare appunto ai servizi di ristorazione, agli spettacoli, alle competizioni sportive. Grazie Laila Perciballi, grazie per queste informazioni utilissime. E chiediamo però un commento flash al direttore Conto: ancora il Green Pass non è in vigore per quelle attività, per quelle restrizioni, ma già ci sono certificazioni false in giro. Purtroppo ancora una volta vediamo che la rete può diventare un luogo dove si commettono dei crimini, si commettono delle frodi, e questo è uno di questi. Fate benissimo ad avvisare i vostri ascoltatori, i nostri ascoltatori, perché francamente in una situazione del genere immaginare soltanto una frode così è davvero criminale. Facciamo tutti attenzione, perché il Green Pass deve essere autentico, questa è una questione di salute e, come ha detto il Presidente Draghi, di vita o di morte può essere, quindi attenzione a tutti. Grazie al direttore dell'ANSA Luigi Conto.